In questa ultima puntata di Fuori Programma abbiamo l'onore di avere con noi Fra Pasquale Cianci, animatore della pastorale giovanile e vocazionale dei giovani della nostra diocesi, in particolare giovani di Padre Pio. Eccolo qua, ben trovato e buona domenica, Fra Pasquale. Buona domenica a tutti voi, buona domenica a te, Anna Maria. Grazie, Grazie. grazie. No, grazie a te innanzitutto perché per quanto mi riguarda è la prima volta, insomma, che ho in collegamento un frate, fa enormemente piacere anche perché questa è una bella occasione, si sta concludendo praticamente stasera, l'ultima serata, il mese di maggio, vissuto in modo particolare, molto molto sentito con i giovani della nostra diocesi, ma non solo, perché veramente quest'anno si è andati oltre e vogliamo un po' il resoconto di questo mese, vissuto sicuramente con tanta gioia. Sì, diciamo che questa inaspettata esperienza del coronavirus ha un po' bloccato tutti noi frati, sacerdoti, no? Uomini di chiesa, ma per certi versi anche ha sprigionato la fantasia. Abbiamo visto un po' sui social tante esperienze, no? Tanti modi, tante modalità attraverso le quali gli uomini di chiesa hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla gente, al popolo di Dio. E in alcune situazioni anche si è visto qualcosa anche che ha sfiorato un po', diciamo, la simpatia. Però ecco, il Papa davvero ha lodato questa buona intenzione degli uomini di chiesa, no? Di noi che portiamo, spezziamo il pane della parola, il pane dell'Eucaristia. E noi ogni anno avevamo, diciamo, questa iniziativa di proporre il mese di maggio nel centro cittadino di San Giovanni Rotondo, un'esperienza che è nata già diversi anni fa da parte della Gioventù Francescana, allora coordinata da Fra Nicola Monopoli. E questa esperienza, possiamo dire, non è mai morta, è stata sempre portata avanti attraverso varie forme. Quest'anno, ecco, noi da 3 anni siamo qui per animare sia la provincia ma anche il santuario dal punto di vista giovanile. Ed erano già 2 anni che facevamo questa esperienza nel cuore della città, in Piazza Europa. Quest'anno però, ecco, il coronavirus ci ha bloccati, ma non ci siamo fermati. Anche noi ci siamo mossi con la nostra creatività e ci siamo inventati questo modo per pregare con i giovani, in modo giovane, e coinvolgendo, ecco, non solo i giovani della città, ma i mezzi, i social, i mezzi di comunicazione ci hanno permesso di arrivare anche a quei giovani di tutto il continente. E quindi eccoci qui. E questa è stata la particolarità, ecco, un grazie a questo periodo di quarantena, questa è una delle cose positive che è venuta fuori, il collegamento con qualsiasi parte del mondo. In questo mese particolare di maggio, non soltanto Maria è stata protagonista, e i giovani di cui abbiamo parlato Certo. prima, ma anche San Giovanni Paolo II, ed è stato un momento davvero forte, forte, profondo, tanta riflessione, perché un Papa così è indimenticabile, il risultato è indimenticabile. Tutti i giovani, nonostante siano giovani, ecco, magari non l'hanno vissuto durante il suo pontificato, hanno avuto modo di conoscerlo. Giovanni Paolo II è stato un po' il leitmotiv di tutto questo mese mariano perché appunto il 18 maggio abbiamo celebrato i 100 anni della sua nascita e ogni giorno abbiamo riflettuto e pregato con lui, ma soprattutto abbiamo riflettuto su alcuni suoi aspetti, aspetti della sua vita, il suo rapporto con i giovani, il suo rapporto con le missioni. Ogni giorno c'è stata una tematica, una intenzione di preghiera per la quale noi abbiamo, diciamo, offerto la nostra preghiera, no? Il rosario. Anche il suo rapporto soprattutto con gli artisti, per esempio, è stato un momento anche molto bello questo. Siamo riusciti anche tramite, ecco, proprio perché eravamo a distanza, a coinvolgere anche degli artisti, delle persone che magari fisicamente sarebbe stato difficile averle con noi. Però, ecco, un collegamento non ci è stato negato. Abbiamo avuto con noi Lino Banfi, il quale ha proposto la figura dei nonni, no? Lui è un po' il prototipo del nonno per eccellenza, no? Nonno libero. E quindi quella serata abbiamo pregato per tutti i nonni. Sappiamo anche
quanta importanza anche i papi, Giovanni Paolo II ha dato anche alla figura dei nonni, degli anziani, no? Il carattere sacrale dell'anziano. Poi, per esempio, abbiamo riflettuto anche sulla figura e il rapporto che Giovanni Paolo II ha avuto con gli artisti, quindi in questo caso anche ci sono stati degli artisti che hanno pregato con noi. Poi un giorno anche per la comunicazione, Giovanni Paolo II si è parlato di lui come il Papa che ha parlato attraverso i gesti, ha scritto un'enciclica non sulle pagine, ma un'enciclica con delle parole tradotte in gesti. Quella sera ha pregato con noi anche Lorella Cuccarini, per esempio abbiamo avuto alcune persone che lavorano proprio nel campo giornalistico della RAI, come Barbara Caponi che presenta il TG1, no? E poi tanti tanti giovani, ecco, la partecipazione bella è stata proprio dei giovani, giovani da tutto il mondo. Poi il Rosario ha avuto anche uno schema particolare, per esempio il primo mistero era sempre un giovane di San Giovanni Rotondo a pregare, a recitarlo. Il secondo mistero poi un giovane della regione, quindi anche della provincia. Anche. Il terzo mistero un giovane d'Italia, un giovane che veniva in contatto con noi attraverso i social, ma da tutta Italia. E poi gli ultimi misteri, l'ultimo mistero era sempre un religioso, un suora, quindi un consacrato. L'ultimo mistero un giovane del mondo, ecco, dall'altra parte del mondo, ecco, di un'altra nazione. Nell'ultima parte pregheremo per tutti i continenti. Papa Giovanni Paolo II, santo, ormai ha viaggiato anche tantissimo, quindi insomma il fatto di essere collegati in questo anno particolare ha fatto sì che anche questo emergesse. Lui non si è, voglio dire, risparmiato nei suoi lunghi viaggi e ha lasciato il segno ovunque. Questa è anche una particolarità. E a proposito dello schema che avete organizzato in modo eccellente, la presenza virtuale di tanti giovani sullo schermo a pregare insieme a voi nella cripta davanti alla tomba di San Pio. Il rapporto anche tra San Giovanni Paolo II e San Pio era molto forte. È stato il primo Papa in ginocchio davanti alla sua tomba e tutti noi ricordiamo quella immagine. Per te che sei frate ha un significato ancora più particolare, ancora più forte questo legame, vero? Giovanni Paolo II e Padre Pio, diciamo, sono due figure particolari, no? Nella mia vita di religioso, di frate. Io ricordo, impressionò anche la mia sensibilità di bambino, me lo rese subito simpatico. E poi comunque sono cresciuto la mia adolescenza, ero 17enne quando 87 lui cenne, quando nell'87 venne nella capitanata Giovanni Rotondo, si inginocchiò sulla tomba di Padre Pio, ma passò anche dalla mia città, io sono di Cerignola, e fu per me il primo contatto, io lo vidi per la prima volta. Tra l'altro io andavo a scuola dalle suore alle elementari e il premio da parte delle suore per noi bambini, per i bambini di quinta elementare, era portarci a Roma e portarci all'udienza papale. Questa gita era stata organizzata proprio il 13 maggio. Io mi sarei dovuto trovare il 13 maggio dell'81 in piazza San Pietro. Avrei dovuto vivere in diretta proprio l'attentato del Papa. Poi non so per quale motivo le suore stabilirono che saremmo dovuti partire una settimana dopo, quindi il 21 maggio. Io attendevo con ansia quel 21 maggio di poter incontrare per la prima volta il Papa. La notizia dell'attentato certamente rovinò anche un po' la nostra gita, perché saremmo andati a Roma ma non avremmo visto il Papa. Ma le nostre speranze non furono deluse, perché le suore ci portarono al Policlinico Gemelli e cantammo sotto la finestra del Papa, e poi la RAI, così i TG, c'erano anche dei servizi, noi uscimmo anche in TV. 50 bambini dalla provincia di Foggia consolano, confortano il Papa, uscirono queste notizie, così queste scritte. E, ecco, fu il mio primo contatto con lui e dovetti rinviarlo proprio, ecco, il nostro incontrarci faccia a faccia avvenne proprio nell'87, quando lui venne proprio nella capitanata
e visitò anche la mia città. Fu quello il primo momento in cui io vidi il Papa veramente di persona. E rimasi così, senza parole. Ricordo che questa folla di ragazzi che correvano dietro la macchina del Papa, io rimasi fermo a contemplarlo. E poi ecco, da novizio, quando ero noviziato a Morano, da frate, ho avuto la possibilità di incontrarlo, di ricevere la sua benedizione. Poi tante sono state le volte in cui l'ho visto, e anche grazie anche a Padre Pio. Ero diacono, e ho avuto il grande onore anche di proclamare il Vangelo da diacono nel giorno della canonizzazione di Padre Pio. E in quel caso io andai proprio da lui chiedendogli la benedizione che il diacono chiede prima di proclamare il Vangelo. Per me è stato davvero un grande onore poter incrociare, ecco, la santità di questi due grandi uomini, Padre Pio e Giovanni Paolo II come Papa. Grazie per aver condiviso con noi questo tuo ricordo personale, perché molto spesso vi vediamo lì in preghiera, ovviamente, e non immaginiamo quello che c'è dietro anche ad una vocazione santa come la vostra. Fra Pasquale, cosa ricorderai di questo? Beh, santa la eliminerei. Una vocazione umana. Però santa... In un percorso che porta la santità. Tutti, e per tutti, e per me, per te, ed è una meta che ci auguriamo ciascuno. A quello però, dovremmo, ecco, aspirare tutti. Cioè, Fra Pasquale, ci ricordavi un momento particolare vissuto in questo mese? Sì, porterò con me un pensiero, ecco, una riflessione di questo mese di maggio, anche grazie alle riflessioni che ha fatto anche Padre Marciano in questi giorni, presentandoci la figura di Padre Pio, soprattutto da un punto di vista molto umano. Se non si è uomini veri, uomini dal cuore tenero, umano, non si può raggiungere la santità. Allora, ecco, io mi voglio portare questo impegno per questo mese di maggio. Voglio essere migliore, ecco, dal punto di vista umano. E poi tutto lo lasciamo fare al Signore. Soprattutto, ecco, con i giovani che incontro, dove è importante l'umanità, è importante farsi vedere umani. E nel rapporto con l'altro, l'altro mi aiuta a essere più umano. E sia Padre Pio che Giovanni Paolo II, nel loro desiderio, ecco, di avere un contatto con l'altro, con il fratello, si sono fatti santi attraverso questa loro umanità. Ed è quello che ci insegna anche la Madonna, no? La Madonna delle Grazie, che è stata la protagonista anche di questo mese di maggio. Quella Madonna che stringe tra le braccia un bambino, tiene in mano la carne di Dio, Dio che è prima di tutto carne, e poi si presenterà come Dio, ma Dio si è presentato a lei prima di tutto come un bambino. E lei ha saputo accarezzarlo, ha saputo nutrirlo, e man mano che cresceva questo bimbo e diventava uomo, lei iniziava a vedere in quell'umanità, in quel bambino, in quell'uomo, iniziava a vedere la presenza di Dio. E credo che questa, ecco, Maria ci può essere davvero maestra nella santità. Bellissimo questo tuo pensiero, poi soprattutto sentirlo dire da un frate giovane, non può che ispirare tutti gli altri giovani che ovviamente ti conoscono, che ti stanno conoscendo anche in questo periodo. E cosa, un'ultima domanda, Fra Pasquale, abbiamo avuto un po' una connessione un po' tormentata, però speriamo che si sia capito bene il messaggio. Un messaggio di speranza, ecco, per i giovani nel prossimo futuro, che a volte in questo periodo soprattutto abbiamo avuto incerto. Cosa ti senti di dire loro anche in base al mese vissuto che ha avuto come guida ovviamente la Madonna e un santo come Giovanni Paolo II? Sì, questo periodo tutti quanti noi siamo rimasti impressi dalla creatività, la creatività dei giovani, che non si ferma quattro mura, che è un virus da toccare, e il desiderio di comunicare. Perché questi mezzi di social hanno permesso ai giovani di comunicare, di accelerare, di aumentare il desiderio di comunicazione. Ecco,
questo desiderio di comunicazione dice quanta vita c'è in ciascuno di noi, soprattutto nei giovani. I giovani vogliono comunicare e lo fanno davvero attraverso varie forme. E quindi io credo vada valorizzata questa cosa, esperienza davvero di grande, di grande speranza. Non è vero che chiusi, non è vero che i giovani sono chiusi in una cortina oltre la quale è difficile comunicare. Loro hanno desiderio di comunicare e se le inventano tutte per comunicare. Sta a noi sintonizzarci sul loro linguaggio e entrare in comunicazione con loro. E infatti questo mese di maggio, diciamo, è riuscito perché noi abbiamo semplicemente rubato ai di comunicare e siamo entrati in quella piattaforma con la quale loro hanno comunicato in questo tempo e lo abbiamo fatto portando, ecco, il nostro modo di essere frati, di essere sacerdoti, e di pregare, diciamo, di portare una preghiera che poi anche i giovani stessi dicono essere noiosa. E invece no, hanno pregato il rosario, hanno pregato il rosario e l'hanno fatto a modo loro, cantando a modo loro. E quindi non è vero che i giovani non hanno il desiderio di Dio, non è vero, bisogna solo utilizzare il loro linguaggio e poi si parla, si comunica. Questo è un segno di speranza. Grazie, è un sintonizzarsi, quello che dicevi tu prima, bisogna sintonizzarsi con i giovani, poi proprio Giovanni Paolo II lo ha sempre detto e lo ha sempre fatto, no? Frequento i giovani per sentirmi più giovane e quindi ecco, è anche un modo per invogliare chi è saggio, chi è più in là con l'età a rapportarsi ai giovani, perché hanno tanto da insegnare loro, ma tanto anche da recepire dai giovani che sono veramente delle forze della natura. E questo, anche questo mese ce lo sta dimostrando, quindi forza e coraggio da parte loro. E noi invitiamo tutti i telespettatori a sintonizzarsi per questa ultima sera, per chi non l'avesse fatto prima. Sarà una sera speciale. Ecco. Sarà una sera speciale perché coincide proprio con la veglia di Pentecoste. Mm-hmm. Quindi chiederemo davvero al Signore che mandi il suo spirito su di noi, che benedica le nostre intenzioni e che ci benedica anche con sante vocazioni. Vero, che non manchino. Noi ci associamo anche alla preghiera e ti ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi. Ci scusiamo con il collegamento che a volte è saltato, però insomma il messaggio è arrivato chiaro. Poi si spera, ecco, in una prossima, vicinissima vicinanza fisica, così ecco si può avere la carica dai frati che ovviamente accolgono anche al convento di Santa Maria delle Grazie tutti i giovani e coloro che ne hanno bisogno. Grazie di cuore da parte di tutti e grazie da parte mia. Certo, grazie a te Anna Maria. Buona giornata, buona domenica. A te.